Speriamo di non avere le zanzare oggi. La palettina funziona comunque. Speriamo. No, l'ho detto io stamattina. Stam, stam! Ecco, ne ho preso due secche, tempo zero. Benvenuto, stai registrando? Sì. Bene, eccoci qua dopo il nostro dibattito sulle zanzare che quest'anno non ci lasciano in pace. No. Però la palettina è carica e quindi le stiamo martellando. Allora, siamo in diretta su Facebook. Ciao a tutti gli amici di Facebook. Buongiorno Tubers, o buonasera, secondo, o buonanotte, dipende da quello che guardate il video. E è arrivata l'edizione italica, Orizzonte Cibernetico, edizione speciale, ed è tempo di sbustare, no? Sì. Siamo pronti? Vai. Qualche domanda? Però non scelgo il box. Scegli tu il signor Cameron? Sì. Signor Cameron è libero, carico per scegliere il box, e allora sigla! Orizzonte Cibernetico, edizione speciale. Ciao, si sposta. Ciao Tuber, ciao Kiki, ciao Cameraman. Ciao. Benvenuti a tutti. Allora, lo sboosting dell'edizione speciale di Orizzonte Cibernetico è arrivata. Dopo quella inglesica ci gustiamo anche quella italica. E signor Cameraman, scegli il box 1, il box 2, il box 3. Scelta difficile. 1. Box 1. Box 1 per il signor Cameraman. Speriamo che ci porti bene. E poi abbiamo le due confezioncine. È una secret. Due secret. E poi ci sono le due confezioncine che mi ha... Eccola qua, il cestino. Me lo dimentico sempre, meno male. E l'aiuto della signorina Kiki è sempre fondamentale. Le due confezioncine che mi ha donato gentilmente il signor Stefano, che ci supporta sempre. Grazie al signor Stefano che supporta tutto il gioco organizzato italico. Vi apro quelle. La signora Kiki vada su queste, va bene, sta con il signor Stefano. Signor Stefano and Kiki versus signor Cameraman. Si apre, dai, Chuck si sbusta. Allora, sfida Ette, 10 confezioni. 10 confezioni. Ascolta, quando facciamo gli sboosting di Magic, c'è Boss che ha tipo 4 buste e Daniel e Magni che hanno un box intero. E vince sempre Boss. Quindi, è la qualità. Attenzione, dunque, Orizzonte Cibernetico. Edizione speciale che ormai in questa versione ci accompagna da qualche anno a questa parte. Mostro sempre una di quelle più vecchie, più antiche. In questo caso abbiamo Hidden Arsenal number 5, qualche anno fa. E no, se ne gira ancora qualcun'altra, non la trovo mai. Vediamo cosa contiene. Contiene tre bustine di Orizzonte Cibernetico, ovviamente, e due carte edizione limitata, per un totale di 4 carte diverse. E abbiamo un bel numero 38 Drago Titanico Galattico Concettore di Speranza, la speciale ITSE numero 2 e la ITSE numero 3 è Eternità Galattica. Normalmente la combo di queste carte è la stessa, per cui in una edizione speciale, in una confezioncina, trovate sempre la stessa combinazione, salvo qualche caso particolare. Succede. Ieri nell'unboxing inglesico abbiamo visto che c'è anche la combinazione sfalsata, diciamo. Ed eccole qua, Super Agente Spiarale, la numero 1. Eccola qua, per gli amanti dell'archetipo spiarale. E Fusione Necro, la numero 4. Va che belle. E passiamo la linea al nostro Fabio per la spiegazione, la presentazione delle quattro carte by Mini. Ecco qua le special di Cio. Due special veramente interessanti, anzi forse tre, e un'incognita. Come al solito, anche qui abbiamo delle carte in ristampa, dove troviamo magari appunto come Super Agente Spirale il numero 38, prima di difficile reperibilità, e poi due carte che in teoria dovremmo trovare come ultimamente nella prossima espansione in versione comune. Allora, Super Agente Spirale, la prima delle quattro special. L'anno scorso era il mazzo top, lo Spiral ha subito un bel po' di modifiche affinché questo mazzo risultasse meno forte di quanto appena uscito. Però adesso siamo super contenti di avere questa carta, uscita solo e soltanto in Illusione Oscura, perché nelle Megatin, se non ricordo male, non è uscita, e quindi adesso è più facile trovarla. Quindi la base dello Spiral ora la troviamo in maniera più semplice. Poi abbiamo il numero 38, Drago Titanico Galattico Annunciatore di Speranza, una delle carte col nome più lungo, ma uno degli Xyz
Rancotto più difficile da trovare perché era solo soltanto da Premium Gold 3 e anche più forti. Per chi non lo sapesse, è molto buono, oltre ad avere 3000-2005 di valori, è molto buono per quanto riguarda la neutralizzazione delle magie, in quanto una volta per turno, quando viene attivata una magia o un suo effetto, possiamo annullare l'effetto, e se lo fai quella carta si attacca come materiale, quindi fortissimo. E poi anche l'effetto per quanto riguarda la battle, quindi ottime due ristampe, quindi questa volta abbiamo entrambe le carte buone. Poi le altre due trappole abbiamo Eternità Galattica: se controlli un mostro fotonico o galattico, scegli come bersaglio un mostro Xyz che controlli, evoca specialmente dal tuo extra deck un mostro Xyz fotonico galattico che è di 4 ranghi superiore a quel bersaglio, utilizzando quel bersaglio come materiale. Quindi questa invece è una delle carte che non è neanche male, a dire la verità, per gli amanti di tutti i mazzi fotonico o galattico. E poi un'altra carta molto carina è la Fusione Necro: evoca tramite fusione un mostro fusione del tuo extra deck bandendo i materiali da fusione indicati dal cimitero coperti. Maestro non può toccare in quel turno, però comunque sia una bella polimerizzazione dal cimitero per le fusioni in generale, e la faremo nel turno avversario, quindi non utilizzeremo l'effetto negativo della carta. Ed eccoci qua nuovamente collegati per l'unboxing di COS Special Edition. Allora, partiamo con le prime 9 bustine. Vediamo subito le prime 9 bustine. E intanto volevo farvi vedere anche i due album, due list portfolio. Facciamo un piccolo reclam, pubblicità. Li abbiamo messi oggi su... Che cosa, Dante? La reclam, ma dai, ci sta la pubblicità. Come che dice Costanzo? Favola la pubblicità. Dipende, se non ci sono S non è difficile. Allora apposta, attenzione, e si parte! Piccola apprendista strega, una super rara per cominciare, una super rara niente male, e il resto delle carte che ormai conosciamo. Cio è uscita a fine luglio, la release della edizione speciale è qualche giorno prima della metà di settembre, e quindi le carte un po' le conosciamo. E allora, resistore, interruzione e ripristino, crociatia o crociazia a scelta, che dir si voglia. Terza bustina, è proprio crociazia. Crociazia. Tia è latino, si è egizia. A posto, crociazia. E attenzione, Demai, supremo re dell'Armageddon and caricatorago vorticoso. L'ho detta giusta? Perfetto, non ci credevo neanche io. Continuiamo. L'unboxing: sono 30 bustine di questo box di edizioni speciali. Un box normalmente contiene 24 bustine, quindi sono un box e un quarto. E attenzione, tipo l'orario: 2 e un quarto. Incantesimo candelbambola. And pericolo! Chupacabra! Il Chupacabra, l'amico Chupacabra. Pensavo che era il codino, ma al momento ho pensato al Giacalope invece. Il Chupa Chupa, cabra, molto bene. Com'è questo archetipo pericolo, Bello. Che con la nuova banner uscita inaspettatamente questa notte, sembra che l'ho reso più forte. Cyber Drago Hertz. Non male questa doppietta di carte ultra rare. Continuiamo il nostro unboxing, alla caccia di anche qualche bella carta secret. E abbiamo Nobile Cavaliere Pellinore. Com'è questo Pellinore, signor Cameron? Chissà, magari un giorno. Lontano. attenzione! La tomba profonda. And un bel Ayate Assaltatrice del Cielo Asso. Molto molto bene. Questi assaltatrici / assaltatori che trovano largo spazio in tutti gli extra deck. Andate a vedervi anche tutti i mazzi della settimana che abbiamo realizzato dedicati a CIO, ai Cybernetic Horizon, Orizzonte Cibernetico, un bel Demise, Supremo Re dell'Armageddon e un altro Yate. Ma escono tutti insieme gli Yate, anche ieri nell'unboxing inglese, una Yate tira l'altro evidentemente. E a proposito di ieri, adesso vi faccio vedere la carta che sbusto, Ruin, e poi Senatus di Dragonità e il resto della bustina. Ieri nominavo i Two Unlimited che hanno fatto la canzoncina all'Unimez, e ieri sera durante la partita del volleyball italico, i mondiali italiani di pallavolo. Mi state seguendo, signor Cameraman? No, lei no. Come no? Da oggi inizio. Domani sera c'è la Italia-Argentina. Hanno messo una canzone di Two Unlimited che è Twilight Zone. Se andate su YouTube la cercate, Twilight Zone si chiama.
di Two Unlimited. Infatti non la mettono sotto le partite del Real, però. Nel no, senso, aspetta. Con tutto il rispetto. Allora, i Two Unlimited hanno fatto tre canzoni molto famose. No Limits, Twilight Zone e Get Ready for This. Sono talmente famose che tu le conosci. No, non è vero. Andate su YouTube e poi... Tubers! Andate a cercarle. Two Unlimited, c'è Get Ready for This, che c'è in qualche film, What's American Boy. I No Limits, che ha fatto bomba, e Twilight Zone, che la sentite spesso perché certo. È molto cattiva. La ballava Marco Antonio quando... Non è vero, non è vero. E poi la mia preferita è... Aspetta, la mia preferita è... Non mi ricordo il titolo. Cyber, Cyber, Rear Sistema! Mi ha distratto il cameraman con la Secret! Cyber, Rear Sistema! Secret Rain! Molto molto bella. Era questa. Era meglio restasse dentro. No, buona. No, no, buona, questa è buona, questa è buona. Attenzione, attenzione! Adesso apriamo. Apriamo edizione speciale una alla volta, una alla volta. L'altra cartoncina. Adesso 2000. Vediamo se io e il signor Stefano siamo più bravi. Attenzione! Artista amico Zanadora. And caricatorago vorticoso e l'altra comune della bustina. Bene, bene, bene. Signor Stefano, per Dio. Vabbè, sono qua, alla fine, il botto finale, il botto finale. Mi raccomando. Vabbè, se c'è la Secret, quella in blu. In due, no, ma in due comunque confezioni, trovare la Secret abbiamo comunque vinto. Striker Cybers. E attenzione, il sì, resto della bustina. Lanciatore Force Reflessa. Continuiamo, andiamo confezione per confezione, perché solitamente io le apro tutte insieme e faccio un bel mischiotto, però magari è più carino, almeno Cubers, ditemi voi se lo preferite, che facciamo confezione per confezione, così vi vediamo un po' il rate che ci offre ogni confezione. Andiamo avanti, intanto sto pensando alla quarta canzone del Two Unlimited che non mi viene in mente, è del 1994 comunque. Sto ringraziando il cielo. The Real Thing, andate a cercarla, The Real Thing Two Unlimited. Attenzione, bellissima, Reame del Pericolo, anche se ha avuto meno successo delle altre. Il pericolo, archetipo pericolo, non male, non male. Però per ora io non mi lamento, cosa dici signor Cameron? Per ora va bene. Va bene, sì, va molto bene, molto bene. Io, però qua, secondo me c'è il botto qua dentro. Vediamo. Speriamo, signor Stefano, lei che mi vuol bene, almeno, spero. Attenzione, incrocio di razze e nobile cavaliere Custlein, per gli amanti dell'archetipo nobile cavaliere, lanciato dalla confezione speciale I Nobili Cavalieri della Tavola Rotonda, il primo deck inscatolato in modo gigante che è stato fatto da precursore ai deck leggendari che hanno fatto un grande grande successo. E abbiamo anche Zirnitrana Drago del Mana. Il Drago del Mana richiama un po' un altro gioco di carte, il gioco di carte Magic the Gathering, perché Mana è quello che si usa là. E apriamoci anche le bustinine che contengono le carte edizione limitata, così a fine video vediamo quante ne abbiamo trovato, quante ne abbiamo trovate, dovrebbero essere in pareggio perché non ci sono carte edizione limitata più difficile di altre. Attenzione, l'eredità del mondo, corona del mondo e lanciatore forza riflessa, e qua c'è la Secret, lo sento, siamo concordi? Attenzione, no, a qua. Crociazia Maximus. E attenzione, il dragonita Luin. Qua c'è la ultra. Qua c'è la ultra. Sì. Il signor cameraman si gioca la ultra. Attenzione, attenzione. Oh, no, c'è Iate. Nada male, mi spiace. E c'è il gladiatore bestia. Dragaes, Dragaes. Gladiatori, ti piacciono più i gladiatori bestia? Che qualche tempo che... Cioè, il mazzo gladiatore bestia era uscito con... Energia elementale? Mi ricordo bene? No, assalto creatore, che ha la confezione viola come energia elementale, per quello che ho mischiato le due serie. Gran mazzo, ai tempi ha fatto il botto. Attenzione, Pericolo Messi, a scelta, dipende se giochi contro Barcellona oppure no. E c'è anche una carta rara, ma non ci interessa se troviamo Pericolo Messi. E vediamo. Confronto ieri. Sì, a confronto ieri, diciamo che bisogna essere sinceri, non ci voleva molto il box di edizioni speciali inglesi, che è più brutto, l'abbiamo aperto noi. E attenzione, 1, 2, 3, 4, 5, dovremmo aver trovato tutti i numeri 38. Ma qua, perché c'è in giro 5 boost? Ah sì, perché sei andato avanti a aprire a nastro. Esatto, perché il pericolo Nessi è stato, attenzione, nobile cavaliere Pellinore, e c'è anche una carta rara, va bene. No, le dividiamo perché le sto dividendo. Poi qualche tuber dice, ma come mai ce le dividi e poi le mischi tutte insieme? Vabbè, oggi facciamo quelli ordinati. Attenzione,
attenzione, ripristino, Cruciozio and carta rara della bustina, Signet Rituale. E continuiamo. C'è qualche domanda da Facebook, no? No, calma, piattissimo. Gli amici di Facebook guardano e basta. Oppure si guardano dopo il video, dopo, tanto rimane sulla nostra pagina. Iscrivetevi alla nostra pagina, basta mettere clic su mi piace se ancora non l'avete fatto. LPP Collecting, è facile. Attenzione, Maximus, Crociatia and incrocio di razze. Questa è l'edizione speciale del Nessie, quindi non so se troveremo ancora bello, però non si sa mai. Senatus Dragonità and la rara, il paladino del drago Tempesta. Le ultime due. Siamo addirittura di arrivo. Allora, finora abbiamo aperto l'equivalente di un box, 24 bustine, e abbiamo trovato 3 ultra e 2 secret. Quindi queste due confezioncine dovrebbero essere belle cariche, in teoria. Vediamo subito. Sfavoriamo se ci sono, c'è la camera, ve l'ho convinto, attenzione! Cruciazia Equimax, la quarta ultra rara di questo box di edizioni speciali. Stiamo bene. È bella, eh? Ci sta, Ci sta, attenzione! Zirnitron, Dragon del Mana, Ruin. Poi. L'ho vista. L'hai vista? Sì. Com'è? Cruciazia Magius. Si sperava. Suggerisci. Manco è poco che vedi i bordini. Io infatti stavo dicendo. Ultima confezione. Che dovrebbe contenere una ultra o una secret. Perché in base al rate. Allora, innanzitutto verifichiamo che le carte in edizione limitata si trovano tutte allo stesso modo. Abbiamo trovato un pareggio perfetto, 5 per tipo. Totale 40 carte, totale 20 carte, pardon. E attenzione, la apriamo con calma, vediamo con... È blu, tipo Newman! Croce Drago Vorticoso! E attenzione, è blu, tipo Newman, è una citazione da una canzoncina. Vediamo chi la scopre. Era una sigla... Se non avete almeno 60 anni non la sapete. È una sigla di una trasmissione musicale di qualche anno fa. E attenzione, incantesimo, attenzione, pericolo, Chupacabra, e 5 ultra e 2 secret. Ultima bustina. La vedo dura, la vedo super. Signor cameraman, è su. Aiate. Puntiamo su Aiate, no, lanciatore forza riflessi, Ramiro Aiate? Sì. Decisamente sì. E il resto della bustina con le comuni che conosciamo già, e è arrivato il momento! Vinceremo. Attenzione, può ancora vincere. Se c'è la secret, quella blu. Beh, io sono serena, io l'ho scelto di stare col signor Stefano per queste due confezioni, le ha scelte lui però. Io non c'entro niente. Se si perde è colpa del signor Stefano, se si vince è merito di Chicchi, giusto? Esatto. A posto. E attenzione, cosa abbiamo in questa confezioncina che arriva dal signor Stefano? Rinnovamento del mondo e Crociatia Equimax. E intanto confezioncina, prima busta, direi che ottima. Signor Stefano intanto ha scelto molto bene. Attenzione. C'è del blu, un Aiate. Potrebbe essere Aiate. Finora due buste ottime. Non si può dire niente, Una sicuro, l'altra. Anche Aiate è carina, come. Sì, giocabile. Vedi. Attenzione, ancora blu! Ah, Randy! Non male! Tripletta di Mostri Link! Com'è? È carino anche lui, no? Giocata anche lei, quindi una bella confezione, no? Signor sì. Stefano! Sì, signor cara, sta un po' sul vago! Attenzione! Doppio numero 38 e doppia fusione necro. E andiamo, vediamo. Perché qua blu! Carica del drago vorticoso. Io ho visto blu, avevo pensato, attenzione, e invece. E adesso vediamo. Però abbiamo ancora due bustine. Abbiamo ancora due belle bustine. E attenzione. È ancora blu! Mago Cyberso, altra ultra! Non male. E però era un blu azzurro, non era un blu. Che qua. Sono entrambi due blu, Uno più elettrico, uno più tranqui. E l'altro più funky, attenzione!
sopravvissuto della Arena del Mondo, super rara. Diciamo che se si trova la Ultra non si trova la Secret, o viceversa, oppure ci sono tre carte super. Questa è un po' la media che abbiamo notato, almeno nelle 12 confezioni che abbiamo aperto noi, più anche le 10 di versione inglesica. No, ma com'è andata? Signor cameraman, due confezioni, ci stiamo. È stata alta la media. Dai, apriamo, facciamo una confezione con... L'ultima! Chi è che ha suonato? Il problema è che non c'è nessuno. Attenzione! Vediamo se ce la facciamo. Dai, signor camera, attenzione. E è tutto pronto, eh? Attenzione, l'ultima. GLS è tutto pronto. Siamo in diretta, qua arrivano i corrieri, qui, Intanto la sirena che vola da GLS! E allora, abbiamo aperto una confezione così a muso. Questa se la gioca boss. Attenzione. La apriamo così. Ripristino crociatia. Poteva andare meglio. Poi, dove? Vabbè, questo è il sistema dopo. Attenzione, signor cameraman, vuole un'altra videocamera sulla testa, la mettiamo. Ma no, ormai signor cameraman è versione ultra Spielberg. Attenzione. Piccola per distra strega. Era di Paul Newman. E attenzione, dove? Cioè, dopo il sistema ancora queste. E la busta. L'ultima bustina, me ne andrò. E una citazione dall'ultimo bicchiere, trovatevela su... Attenzione! Un caricatorago vorticoso che mi dice che ci... che la con la... l'edizione speciale con tre super l'ho aperta, posso aprirne una con almeno una carta sbrillosa e vediamo cosa dice in attesa del ritorno della signorina Kiki, sempre operativa al 100%. Attenzione! Qua c'era il 38 con l'altra super, con l'altra magia. Siamo all'ultimo, questa è l'ultima confezione. Chi? Assolutamente, aiate. Ancora due bustine, poi basta, Le ultime due bustine. Chi? Attenzione, vogliamo ultra, vogliamo sigla, vogliamo tutto, vogliamo piccolo apprendista strega. Niente. È stata fuori una secret bella. Siamo però qua, potrebbe esserci. Diciamo che le possibilità aumentano. Attenzione, c'è il nobile cavaliere Custerin. Bene, a posto. Possiamo andare tutti a posto. Bene, meno che mi fermo che qua oggi non mi sta dicendo bene, però beh. Ci sta. Tubers and amici di Facebook, grazie per seguirci come sempre i nostri unboxing. Abbiamo fatto anche quello dedicato alle edizioni speciali di Orizzonte Cibernetico. Commentate il video su Facebook, dite la vostra, scriveteci quello che preferite. Non scrivete cose cattive, se no ve le cancelliamo. Signor Stefano, siamo i vincitori morali. I vincitori morali sono la signorina Kiki e il signor Stefano. Il vincitore materiale è il signor cameraman, chi non ha sbustato una mazza è il signor boss, purtroppo, mi spiace. A domani, andrò la prossima volta. Bene, come sempre, grazie a tutti, da boss, la Kiki e il signor cameraman è tutto, ci vediamo alla prossima, ciao, goodbye. Ciao.